La 500L nasce in un albero genealogico Fiat popolato da grandi architetture in movimento. Dai tempi della Topolino e della prima 500 abbiamo assistito alla nascita di vetture sempre basate sulla percezione dello spazio, la dimensione della figura umana alla guida o come passeggero all'interno della vettura. La 500 di Giacosa, la 600 Multipla, la 600 Berlina chiaramente, la 127 di Pio Manzù, la 1 di Giugiaro, la Fiat Multipla del 98, tutte vetture che hanno garantito una grande coerenza rispetto alla missione d'uso. Mettere le persone a proprio agio e non sacrificare un'apparenza con quello che è il primo compito di un'automobile, di far star bene le persone dentro. E con la 500L siamo ancora più contenti del risultato, perché l'immagine che ne deriva all'esterno è un'immagine che si inserisce a pennello nella nuova famiglia della 500 Berlina, dove questa 500L risulta essere la vera familiare, la vera giardiniera moderna della stirpe 500. 500L sta per large, come le misure degli indumenti, ma ci sono altre accezioni, soprattutto quando si parla di vivere all'interno, della qualità di questi oggetti che non sono la plancia porta strumenti, bensì un mobile con delle qualità materiche e funzionali notevoli. Allora parliamo di un ambiente con degli elementi che dialogano tra loro, quindi L lo vedrei meglio come l'iniziale di loft, un tipo di abitazione che permette di cambiare idea spesso, di poter essere liberi di spostare le cose e soprattutto di potersi muovere e avere tanto spazio per agire. Se parliamo delle qualità del design della 500L, dobbiamo elencarne alcune, come il concetto di protezione che dà agli occupanti, la buona visibilità, direi senza interruzioni, di tutta la sequenza di finestrature verso l'esterno, ma soprattutto la capacità di esprimere la vera essenza dell'automobile Fiat. Simpatica ma anche empatica, reagisce velocemente agli stimoli di chi la usa, può essere ordinata in una quantità di combinazioni lunghissima, quindi si tratta proprio di ordinarla un po' come su un menu alla carte, come la si vuole. La cosa importante è che porta avanti la tradizione di Fiat di creare vetture dimensionate bene, e questo ha comportato la realizzazione di una scocca completamente nuova. L'investimento fatto per un pianale e per una dotazione meccanica nuova avrà il suo effetto anche nella gamma in divenire di Fiat per le prossime generazioni.